Il premio Omnibus Salute Donna, nato da un'idea del cardiologo Stefano Volpe, è giunto alla sua terza edizione e anche quest'anno ha premiato le donne che si sono distinte particolarmente nella professione sanitaria, nella divulgazione scientifica e nel volontariato. Il riconoscimento va a Silvia Di Michele, medico-pediatra, referente per le malattie rare e metaboliche dell'ospedale di Pescara della regione Abruzzo, ad Ivana Barberini, giornalista specializzata nella divulgazione in ambito medico-sanitario, a Maria Laura Catalogna, presidente dell'Associazione Nazionale Sindrome di Rokitansky, e a Maria Benedetta Donati, scienziata e ricercatrice di fama mondiale, conosciuta per lo studio dei rapporti fra trombosi e tumori metastasi. Essendo la responsabile dello sportello delle malattie rare dell'ASL Pescara, che però si occupa del coordinamento regionale delle malattie rare, e quindi è puntare anche il riflettore sulle problematiche che si affrontano allo sportello, sui pazienti che si rivolgono allo sportello e quindi sui malati rari in generale. Quindi ha un valore che va oltre quello personale, un valore per la comunità. Si parla sempre poco del contributo delle donne, della salute delle donne, della medicina di genere soprattutto, quindi anche della diversità anatomica, scientifica e quindi anche nell'ambito della ricerca. E quindi credo molto che il giornalismo debba essere in questo senso inclusivo. Per me è un grande onore questo premio perché innanzitutto era inaspettato ed è stata veramente una sorpresa unica. Ed è veramente importante perché quindi ogni giorno cerco comunque di trovare nuovi obiettivi, quindi per far stare bene le ragazze, per cercare di dare loro un motivo per avere speranza in un futuro migliore. La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, presentata dalla giornalista Grazia Di Dio. Anche quest'anno le interviste alle personalità premiate sono state curate dalla divulgatrice scientifica Chiara Di Lucente, che ha ottenuto il premio Omnibus Salute Donna nel 2022. L'edizione 2024 del premio ha visto il sostegno di Omnibus Salute dell'Istituto Acustico Maico Albacora, Chirurmedica e FFD.